Presidente Petrilli, di cosa si occupa l'Associazione di Volontariato e Protezione Civile nell'ambito dell'Associazione Nazionale Carabinieri? Allora, il nucleo di volontariato si occupa di servizi che vengono richiesti dal Comune di Cagliari nelle zone dell'Interla e soprattutto dei servizi che ci vengono demandati dalla Protezione Civile. Quanti siete? Il nucleo è composto di 45 persone volontari. La sede dov'è la sede? 45 persone così suddivisi, militari dell'arma in congedo, figli di appartenenti all'arma dei carabinieri o appartenuti e di persone simpatizzanti nell'arma. Voi intervenite a Cagliari o tutta la Sardegna? Noi per la protezione civile possiamo intervenire in tutto il territorio regionale e nazionale, siamo stati anche al terremoto dell'Emilia e dell'Aquila. Avete anche dei mezzi? Sì, abbiamo tre mezzi. E cioè? Due del nucleo di volontariato, un pulmino, poi un Isuzu e poi uno predisposto per l'antincendio della protezione civile. Fate anche servizio durante feste, sagre, facciamo, si richiamano? Facciamo servizio nelle cerimonie religiose e sportive. Quindi il vostro impegno è totale? Totale. Tutti volontari? Tutti. Sì, siamo tutti volontari. Noi praticamente facciamo il servizio, ci viene richiesto un servizio. Non chiediamo nulla, facciamo il servizio. Dopo, chi ha ricevuto il servizio, se lo ritiene opportuno, ci manda un sussidio all'associazione, al volontariato. La vostra sede dove sta? A Cagliari, via Grazia dell'Edda numero 5. Capito, vicino alla regione. Va bene, grazie.